a valutare, considerare. Dobbiamo arrivare a un disegno di legge il più possibile condiviso per la previsione del reato in Italia. Ma accanto a questo deve essere prevista una programmazione di sensibilizzazione. La sensibilizzazione, perché pare quasi strano dover parlarne nel 2016, ma probabilmente in alcune famiglie che vengono da paesi stranieri dove vi è una cultura ben diversa dalla nostra, probabilmente quelle bambine non sanno che possono dire di no a un matrimonio coatto. Bisogna trovare la possibilità di tutelare queste bambine, di fornire la possibilità di fare ad esempio delle denunce anonime, la possibilità che qualcuno denunci questi fatti. Perché signori, un figlio, un bambino, non denuncia il padre o la madre. Ci occorrerà sempre la maestra, la professoressa, la compagna di scuola, i genitori della compagna di scuola che danno un supporto alla bambina o al bambino che sono costretti a convolare a delle nozze non volute, ma non solo non volute da loro, ma non volute anche dalla stessa natura di essere bambino. Perché togliere la possibilità a questi bambini di crescere come e di vivere la loro infanzia e la loro adolescenza è veramente di togliere loro il futuro proprio nel momento in cui dovrebbero spiccare il volo. Dobbiamo combattere le cause che portano a questi episodi. Dobbiamo combattere quel tipo di cultura, di tradizioni che all'origine hanno portato ad credere che si possa anche arrivare alle nozze. Per dei bambini, delle bambine, che poi alla fine sono vittime di continue violenze quotidiane. Perché imporre una gravidanza a una bambina di 9 anni, 10 anni, di 11 anni, con una possibilità poi di morte elevatissima, è una delle più gravi violenze che fanno, che non è una violenza verso quella persona, ma è una violenza verso la civiltà. Ma di sicuro dobbiamo anche tenere conto che vi sono delle culture, delle matrici originarie che sono molto, ma molto preoccupanti. Ricordiamo solo che Maometto sposò Aisha quando questa aveva 6 anni, ma che ebbe cura di consumare il matrimonio quando lei ebbe 9 anni. Questo è scritto su un testo di natura religiosa. Questi sono dei fenomeni che sono delle questioni religiose, ma che diventano una questione di cultura.